Siamo con il dottor Rudy Di Marco, filosofo del diritto, scuola di dottorato di ricerca in giurisprudenza, Università degli Studi di Padova, esperto in materia di biodiritto e biogiuridica. Partiamo da questa domanda, la cui risposta credo che non sia scontata. Che differenza c'è tra la biogiuridica e la bioetica? Intanto la ringrazio per la sua lusinghiera presentazione. La domanda è complessa e senz'altro non si può, la risposta non può ridursi a poche battute. Io direi questo, che non ci può essere biogiuridica senza bioetica e la bioetica presuppone necessariamente la biogiuridica. Dico questo per specificare che la biogiuridica si occupa delle materie legate principalmente al bios, cioè alla vita e quindi segnatamente alla persona e alla vita della persona, sotto un profilo giuridico, quindi valutando ciò che è giusto e ciò che non è giusto alla luce della natura del soggetto. La bioetica si occupa dei temi analoghi, ma sotto il profilo etico, quindi prescindendo o non implicando necessariamente aspetti proprio più propriamente giuridici. Io mi occupo di biogiuridica, ma credo che nessuno tra i biogiuristi possa essere veramente biogiurista se non si pone problemi etici. Io ricordo come un giurista friulano morto qualche anno fa, cioè Betiol, definisse le fonti formali e le fonti sostanziali del diritto facendo riferimento proprio all'etica, ai principi dell'etica quale fonte sostanziale del diritto. E quindi il diritto affonda, se è diritto, le proprie radici nell'etica. Questo vale per tutte le branche del diritto, quindi sia la biogiuridica, sia il diritto pubblico, sia il diritto privato. Cioè, un diritto senza etica non è diritto, insomma, questo è... Temi di questo tipo richiamano molto spesso, ne sentiamo parlare anche in questi giorni, il concetto di ius naturale, di diritto naturale. Si tende a volte a contrapporre un diritto naturale laico, penso a quello di stampo grozziano, rispetto a uno che invece presuppone una visione etica e metafisica della persona. Intanto, che cos'è il diritto naturale? Esiste veramente questa contrapposizione? Oppure si può trovare una soluzione di sintesi tra due prospettive che a volte forse apparentemente fenomenicamente sono contrapposte? La sua domanda è molto acuta, di questo gliene do atto. È vero che generalmente si contrappone il diritto naturale al diritto positivo e all'interno del diritto naturale si parla di diritto naturale classico, diritto naturale moderno, eccetera. Io modestamente tenderei ad una reductio ad unum, cioè tenderei a una definizione di diritto in senso proprio, qual è quella che ci viene dagli antichi. Ius est ars boni et equius eleganter Celsus definit, cioè il diritto è l'arte del bene e dell'equo così come elegantemente definito da Celso. Se noi partiamo da questa definizione, noi vediamo che il diritto, se non è giusto, non è diritto, o meglio, la legge positiva deve essere valutata sulla base di principi giuridici. La legge positiva era anche quella del regime nazista degli anni 40, o le leggi razziali del 38 in Italia, o le leggi comuniste ovviamente del regime, dei regimi comunisti in Russia o attualmente in Cina, quelle che ad esempio prescrivono l'aborto di Stato e cose del genere. Sono tutte leggi positive queste. E quindi compongono quello che tradizionalmente viene definito diritto positivo. Io credo però che questo non sia diritto, sia iniquità, cioè sia la negazione del diritto. Posso dire questo perché non riconosco nel diritto positivo la fonte del diritto, ma riconosco la fonte del diritto nella giustizia. È ovvio che si potrebbe contestare una certa fumosità di questo mio, dell'impostazione problematica che io propongo. Cosa però che io respingo. Respingo perché riconosco nell'essere umano un'attitudine razionale, quindi la capacità di discernere il giusto dall'ingiusto, l'equo dall'iniquo, il bene dal male, che deriva proprio dalla sua natura, cioè di quella che è il suo statuto ontologico, e pertanto ogni uomo è capace di capire che cosa sia giusto e che cosa sia ingiusto. Bene, alla luce di questo valuta anche la norma che deriva, la norma positiva, la norma scritta che deriva dal potere. Io credo con Sant'Agostino, non videtur esse lex quae justa non fueri, cioè non può vedersi legge, non può ritenersi legge ciò che non è giusto, cioè ciò che non allinea in qualche modo nei fondamenti della giustizia. Quindi la contrapposizione diritto naturale, diritto positivo, è una contrapposizione pericolosa da fare,
Questo non vuol dire che il diritto positivo non debba esistere, il diritto positivo deve esistere, ma in quanto positivizzazione, quindi in quanto affermazione per iscritto di ciò che è giusto. Lex est sanctio justa, iubens honesta, prohibens contraria. La legge è la sanzione giusta che proibisce le cose contrarie alla legge e che impone di fare le cose giuste. Quindi la legge non è fonte del diritto, ma è atto di riconoscimento del diritto. Ecco quindi che il diritto naturale è presupposto, e la sua conoscenza sono presupposti necessari per il diritto positivo. Invero, se noi valutassimo in maniera seria lo stesso codice civile vigente, vedremo che per la sua maggior parte esso non è che una forma di positivizzazione del giusto, di ciò che anche l'uomo della strada, cioè anche la persona meno preparata da un punto di vista giuridico, riesce a definire come giusto. Faccio l'esempio del contratto di compravendita. Il codice civile impone a chi ha acquistato, quindi all'acquirente, di pagare il prezzo. Io mi domando, se imponesse al venditore di pagare il prezzo, questa norma troverebbe una qualche applicazione nell'ambito del consorzio umano? Io credo di no. Quindi questo vuol dire che la fonte del diritto non è la legge, ma la legge, se è legge, se vuole imporsi, è atto di riconoscimento del giusto. Quindi la vera fonte positiva è tale nella misura in cui è in grado di positivizzare il contenuto del diritto naturale. Esatto, io non parlerei di fonte positiva, io non parlerei proprio di fonte. Il diritto semmai ha un fondamento che è la giustizia. L'espressione fonte del diritto rimanda a una teorica e quindi a una dogmatica che non è dogmatica, che è quella del positivismo giuridico. Il positivismo giuridico però, portato alle sue estreme conseguenze, è un male, perché crede di perseguire l'obiettivo della certezza del diritto attraverso l'incertezza, perché lega in fondo la norma positiva al potere, e questo richiama tutta la tematica della sovranità e i problemi legati alla sovranità. Questo discorso che lei fa si può applicare oggi anche alla situazione della famiglia, mai come in questo momento di relativismo, di post-secolarizzazione. La famiglia è uno degli istituti naturali e giuridici che vengono prepotentemente messi in discussione. Certamente. Lei che cosa ne pensa? Certamente. Se noi partissimo dal presupposto positivistico in ragione del quale la legge è fonte del diritto, noi dovremmo dire che ogni ordinamento positivo ha la sua famiglia, perché se la crea. Quindi famiglia potrebbe essere l'unione di un uomo e di una donna, l'unione di due uomini, l'unione di un uomo e un animale, l'unione di due animali, purché la legge... alla condizione che la legge ciò prescriva. È ovvio però che questo rimanda a una concezione tale per cui il diritto deriverebbe dal potere, il potere di fare quello che si vuole, il potere di esercitare la libertà negativa. Carlo Magno, mi pare di ricordare, se i miei studi del liceo non mi tradiscono, ottenne una risposta dal pirata quando chiese al pirata: ma tu che cosa stai facendo? Il pirata dice: io faccio quello che fai tu con altri mezzi. Allora, questo è un problema fondamentale, cioè, non c'è la distinzione tra giusto e ingiusto, c'è la distinzione tra più forte e meno forte. Per quanto riguarda la famiglia, la Costituzione la definisce come società naturale fondata sul matrimonio, ma con questa espressione la Costituzione non crea né l'archetipo né il fenomeno della famiglia. Si limita a riconoscere ciò che la famiglia è. La famiglia, se è famiglia, è questo, è l'unione di un uomo e di una donna per tutta la vita. Il matrimonio, quindi, se è matrimonio, è matrimonio tra uomo e donna ed è vincolo indissolubile. Postulare una dissolubilità del vincolo matrimoniale significherebbe, per fare un esempio, porsi nell'impossibilità di discernere il matrimonio dal fidanzamento. Che cosa distingue il matrimonio dal fidanzamento se non l'indissolubilità del matrimonio e la dissolubilità, tra virgolette, del fidanzamento? Questo per fare un esempio. È ovvio che tutte queste cose non derivino e non possono derivare né da una impostazione fideistica, quindi legata a un credo, ovviamente, né da una impostazione ideologica, cioè legata a un punto di vista. Queste sono osservazioni che derivano dal sindacato razionale in ordine alle cose. Tutti gli uomini, esercitando la razionalità che hanno per natura, non possono non arrivare a queste conclusioni, per vie diverse, senz'altro, perché non si può imporre a tutti la stessa via, però negare questo sarebbe ovviamente in contraddizione. Anche i romani, che cristiani non erano e tantomeno cattolici, riconoscevano la famiglia in determinato modo.
È vero che i romani, ad esempio, riconoscevano anche la schiavitù, ma questo non vuol dire che sia stato lecito all'epoca, lecita la schiavitù o altro, insomma. Ogni istituto va valutato e va sindacato alla luce della razionalità. Questo è il punto. Grazie, dottor Di Marco. Prego, grazie a lei.